Nicola Origlia, dirigente dello Stilo Monasterace, che è collegato con noi. Ben trovato, Nicola. Buonasera a voi. Buonasera, buonasera. Con il senno di poi, il giorno dopo, questa gara che comunque vi ha regalato tre punti importantissimi, siete lì in alto a punteggio pieno, non sono mancate non è mancata qualche polemica, anche se chiaramente voi non avete rubato nulla, avete fatto la vostra gara, è arrivato questo calcio di rigore, l'avete battuto, avete un rigore contestato, ma che vi ha consentito di ottenere tre punti. Ecco, il giorno dopo come lo giudichi, ecco, questo episodio? No, perdonami se ti correggo, il vantaggio non è avvenuto sul rigore, bensì su un gol in un'azione dove c'è sì, stato giusto, un giusto, Nano, sì, sì, giusto. Un pallo di Nano che sì. A rivederlo adesso il replay si nota chiaramente che il nostro giocatore a colpire la palla di mano, ma perché è sbilanciato da un intervento maldestro di un loro giocatore che frana addosso al nostro, che cadendo colpisce la palla. L'arbitro non vede il pallo di mano, l'azione prosegue, Aiello segna. Diciamo che non è stata una giornata felicissima quella di ieri per la Terna, perché ha commesso molti errori, soprattutto nel primo tempo. Loro protestano per quell'episodio, ma nel primo tempo c'era un fallo di mano su un cross di nostro giocatore, un fallo di mano in aria da parte del loro difensore, evidentissimo, dove l'arbitro ha lasciato correre. Quindi c'era un rigore nel primo tempo. Sull'1-0 per noi c'era un altro rigore netto, come si può vedere, ti ripeto, dalle immagini, su Aiello, che l'arbitro non si è sentito chiaramente di fischiare, perché poi ha cambiato tutto forse o si è reso conto dell'errore che aveva commesso, comunque ha cambiato completamente l'arbitraggio, non ha più fischiato niente, nulla a favore nostro. Come anche, ti ripeto, un rigore sull'1-0 per noi, c'era un altro rigore netto non fischiato. Quindi è stata una pessima giornata quella di ieri della terna arbitrale. Episodi che purtroppo capitano. Sì. Secondo te c'è un'emergenza davvero arbitri, ecco, nella qualità, nella quantità? Ecco, ma guarda, serve un aiuto davvero in più anche da parte dei dirigenti delle società, perché chiaramente partire con questi episodi alla prima giornata, che un po' poverino l'arbitro di ieri è stato preso di mira, giustamente, poi perché si capisce, l'errore ci può stare, ma c'è un'emergenza. Sì, sì, ma ti ripeto, ieri è stata una giornata no dall'inizio da parte della terna arbitrale, e emergenza secondo me è un po' presto per parlare di emergenza. Certo che non sono partiti col piede giusto, anche oggi mi è capitato di guardare una partita sempre nel nostro campionato dove anche lì ci sono stati degli errori grossolani, però come ne parlavamo in Lega con il presidente, dobbiamo anche noi cercare, sì, di dare una mano in più agli arbitri, che ecco, cercarli di metterli in condizione con la tranquillità assoluta di poter arbitrare. Gli errori purtroppo ci sono sempre stati e continueranno ad esserci. Sì, come anche episodi discutibili, bisogna davvero cercare anche di essere, come dire, comprensivi, però chiaramente ognuno fa i propri sforzi. Ora mi metto anche nei panni della dirigenza del Soriano, ecco, perché chiaramente ognuno ha il proprio obiettivo da raggiungere, mette in campo sforzi, e quindi è giusto che sia così. Bisogna migliorare, sì, bisogna migliorare, mettiamo così. Allora, Stilo Monasterace che si prepara ad affrontare la Promosport, che in questo avvio di stagione sta faticando un attimino rispetto a quelli che erano così i passi iniziali, ecco, l'idea iniziale di questa Promosport, che per qualcuno doveva essere pure la mazza campionato. È vero che anche un campionato è stato subito in salita, perché affrontare Gioiese e poi Sersale subito in apertura. Ora arriva lo Stilo Monasterace, che squadra vi aspettate, anche perché ha raccolto oggi il punto in extremis a Sersale? Sì, sì, ma conosciamo penso tutti il valore della rosa della Promosport, che secondo me alla lunga verrà fuori. Ci può stare un piccolo passo falso, anche perché ha incontrato un'altra squadra candidata alla vittoria finale, quella la Gioiese, che dispone anche loro di un grande organico, quindi non è un dramma, non è un dramma secondo me. Troveremo di fronte una squadra che sicuramente
alla seconda partita casalinga vorrà fare punteggio pieno. Dal canto nostro noi spero che continueremo a fare bene, a portare la pianella tutta la posta in palio. Chiaramente l'obiettivo è la salvezza quanto prima possibile, o si punta a qualcosina in più? No, noi abbiamo cercato di costruire una squadra, non mi nascondo come in passato, per cercare di essere una protagonista di questo campionato. Se subito bene, altrimenti sì. Il nostro obiettivo è quello sempre di crescere, di migliorarci e di essere una solida realtà calcistica di questa categoria. Vabbè, subito bene si può dire, ecco, siete completi da questo punto di vista, ecco, dal punto di vista dell'organico, per centrare questo obiettivo, o altri ritocchi da qui a breve ce li possiamo aspettare? C'è un qualcosina forse da fare sul reparto under, abbiamo avuto qualche difficoltà, qualche giocatore che purtroppo è venuto meno alla fine, e quindi siamo rimasti un po' numericamente corti sotto l'aspetto appunto degli under, però siamo sempre vigili sul mercato per cercare di migliorare la rosa, ma siamo contentissimi degli under che abbiamo in questo momento, perché stanno facendo bene. Un'ultima battuta, un tema che vi tocca pure da vicino, perché ieri si è giocata a Roccella ci gioca pure il Gioioso Ionica, oggi gara a porte chiuse ad Acri, a porte chiuse a Rende, la Paolana ha giocato a San Lucido, e questo per il campionato di eccellenza. Ecco, a proposito di emergenza, a parte gli arbitri c'è anche un'emergenza impianti. Sì, dici bene, non è, lo stiamo vivendo anche noi, e speriamo quanto prima l'amministrazione comunale possa metterci nelle condizioni migliori di poter affrontare questo campionato. Non è facile giocare sempre in trasferta, questa settimana siamo stati ospiti lì a Roccella, ospiti che non potremmo esserlo più, perché appunto, come dicevi tu, già a Roccella ci gioca il Roccella, ci gioca il Gioiosa, e quindi speriamo già per la prossima partita di poter giocare a Monasterace. Avete avuto rassicurazione, ecco, da questo punto di vista, perché manca qualcosina, il problema è sulla tribuna in pratica. No. Monasterace c'è un problema di omologazione, e l'amministrazione comunale ci ha garantito che sta provvedendo a fare il possibile per risolvere il problema nel più breve tempo possibile. Sì. Però è un problema questo degli stadi, che bisogna far riflettere la politica, le amministrazioni, perché disputare dei campionati così impegnativi, così importanti come quello dell'eccellenza, che è un massimo campionato regionale, fa capire che siamo indietro. Sì. E questo non va bene per un discorso di crescita anche di questa regione, che lo sport è un elemento fondamentale della crescita dei giovani, dello sviluppo, quindi sono temi che vanno affrontati seriamente al più presto. Anche perché questa fusione tra Stilo e Monasterace è arrivata anche per l'idea di unire le forze, anche la possibilità, nel caso della Stilese allora, di risolvere il problema a campo, ecco. Poi arrivare purtroppo a Monasterace mi ritrovo nello stesso problema. La Stilese giocava da qualche anno. Sì, già a Monasterace, è vero. L'impianto insieme a noi da circa 2 anni, perché proprio le problematiche che ha avuto il comunale di Stilo. Quindi già da 2 anni, prima che facessimo la fusione. Poi, come hai detto tu, abbiamo unito le forze per cercare appunto di essere competitivi in queste categorie, che sono categorie impegnative da tutti i punti di vista, sia economico che organizzativo. Siamo alle porte del professionismo, e quindi si richiede qualcosa in più, lo richiedono i tifosi, lo richiedono i giocatori, e facciamo il possibile per far ciò che si possa realizzare. Poi purtroppo ci scontriamo con queste problematiche, che possiamo fare ben poco lì, ecco, perché sono tematiche, principalmente le strutture sono di proprietà dei comuni, e di conseguenza, se non sono i primi loro a darci una mano, ecco, lì possiamo fare ben poco.